Con l'annuncio dei DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo si sono aperti nuovi fronti di discussione, sono riemerse questioni che si stavano lentamente assopendo e soprattutto, per quanto mi riguarda, si è generato un rinnovato interesse per la lore. Se la trama di Pokémon Spada e Scudo si è rivelata sì intrigante ma chiusa in se stessa, il secondo DLC in particolare, quello dedicato alle lande innevate della corona, sembra aprirsi inesorabilmente al futuro e soprattutto sembra aprire quella trama originariamente circolare a nuovi sbocchi, nuovi misteri infittiscono Galar. Quest'oggi, pur con le informazioni risicate che possediamo, tenteremo di risolverli. A distanza di una settimana dall'ultima teoria ambientata a Galar, che avrebbe dovuto essere quella finale, quest'oggi, ironicamente, vi do il benvenuto in questa nuova teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Come forse avrete intuito, questo video teoria sarà più incentrato sul secondo DLC rispetto al primo. Questo perché il DLC dedicato all'Isola dell'Armatura, per quanto anch'esso molto interessante, sembra più tratteggiare una trama fine a se stessa per certi versi e sulla quale per ciò stesso ci è difficile andare a dire qualcosa di organico. Fatto questo doveroso chiarimento, direi che è arrivato il momento di gettarci nelle lande innevate della corona. Questa vasta regione, ad oggi abitata da piccole comunità che fanno affidamento sull'aiuto reciproco, faceva parte di un regno guidato da Calyrex, il Pokémon leggendario che sarà protagonista delle nostre avventure. Il fatto che però tali terre siano solo una parte di quell'antico regno dovrebbe avervi fatto già scattare un campanellino d'allarme, e infatti andando a prendere il sito ufficiale si scoprirà che questo regno comprendeva l'intera Galar. Ora, sentendo parlare di un regno di Galar, il nostro intuito naturalmente ci condurrebbe verso quella diarchia che abbiamo scoperto nelle avventure principali e che venne fondata a seguito della Notte Oscura 3000 anni fa. Eppure questo ragionamento, alla luce dei fatti che ad oggi conosciamo grazie al Pokémon Direct, risulta erroneo. In primo luogo, molto banalmente, se a regnare fu Calyrex, allora non furono i due monarchi, ma qualora volessimo giocarci la carta delle leggende di Galar, ipotizzando che così come accadde per Zacian e Zamazenta, il nome di Calyrex sia stato avvolto nella nebbia del passato, beh, vi fermo subito. Certo, sicuramente il nome di Calyrex a Galar è stato dimenticato, dato che non ne sentiamo parlare in alcun modo, ma dalla Pokémon Direct, tramite la quale questo DLC è stato annunciato, possiamo trarre delle informazioni materiali che confermano ciò che abbiamo detto in precedenza. Il regno di Calyrex fu diverso da quello instaurato a seguito della venuta di Eternatus. Le corone indossate dai due sovrani nel quarto arazzo di Knuckleburg sono infatti profondamente diverse sia dalla corona riportata sul design di Calyrex, sia da quella vista nel Pokémon Direct all'interno di quello che pare essere l'edificio principale di queste terre innevate, il cui design è, guarda caso, richiamato anche dal Pokémon Red. Chiarito questo aspetto, ne consegue però un altro. Se infatti di questo antico regno a Galar non si sa assolutamente nulla, tanto che non viene nemmeno citato, mentre della diarchia un minimo di coscienza storica, seppur travisata, c'è, allora la conclusione logica è che questo regno di Calyrex deve precedere la diarchia e dunque deve collocarsi in un periodo che sia di più di 3000 anni fa. Tecnicamente avrei una data un po' più precisa da proporvi, ma per il momento, visto che dobbiamo mantenere un ordine espositivo, direi di proseguire a accontentarci di ciò che sappiamo. Ora, fatto il regno, occorre fare i suoi abitanti. Già, perché se prima ma sapere quale fosse questo antico popolo di Galar ci importava il giusto, adesso occorre chiarirlo. E allora direi di iniziare a porre alcuni mattoncini al nostro castello. La descrizione presente nel Pokédex del Miao di Galar ci informa di un suo soggiorno presso un battagliero popolo del mare, presso cui il Pokémon sviluppò alcune parti del proprio corpo in ferro. Ora, dall'evoluzione Berserker noi possiamo dedurre che questo popolo battagliero del mare si è ispirato allo storico popolo dei Vichinghi, la cui vicenda storica sarà per certi versi la chiave di volta della nostra teoria. Originari della Scandinavia, ad un certo punto dell'epoca medievale, questi popoli migrarono dalle loro terre andando a colonizzare una buona parte dell'Europa e giungendo persino in Nord America. E lo fecero, ovviamente, avventurandosi via mare. I motivi di tale fenomeno sono tuttora dibattuti tra gli storici, tra chi sostiene un problema demografico e chi uno socioculturale, ma la cosa ovviamente ci interessa relativamente. Quello che ci interessa piuttosto è constatare l'esistenza di un antico popolo che mise piede sulle terre di Galar, del quale però non conosciamo assolutamente nulla. Che questo popolo possa essere il popolo di Calyrex? Attenzione, non facciamoci trarre in inganno dalle terre innevate. Se il regno di Calyrex si estende per tutta Galar, allora non c'è motivo di credere che le coste di quest'ultima non fossero abitate dagli stessi abitanti del regno. Del resto anche Cab Fu, Pokémon protagonista del primo DLC, viaggiò con l'antico popolo di Galar presso nuove terre quali l'Isola dell'Armatura. Certo, mi rendo conto che in questo momento il collegamento tra questo popolo battagliero e il popolo
oracolo di Calyrex sia un collegamento abbastanza vago, ma vi chiedo di darmi fiducia, perché sto per tentare di chiudere un cerchio all'interno della lore Pokémon che è rimasto per troppo tempo aperto. Tra qualche minuto ciò che vi ho appena detto non risulterà così astratto. Per ora facciamo finta che tutto ciò che io abbia detto fino ad adesso non sia mai stato detto. Nel Pokémon Direct abbiamo visto come all'interno delle lande innevate della corona vi siano parecchi Pokémon leggendari, e oltre al fatto di poterli ottenere sostanzialmente tutti tramite una particolare modalità in cooperativa esclusiva probabilmente di questo DLC, ce ne sono alcuni che spiccano particolarmente. In particolare mi riferisco a tre versioni differenti di Zapdos, Moltres e Articuno, sulle quali però quest'oggi non dirò nulla, e ben 5 regi, due dei quali assolutamente nuovi. Questi ultimi in particolare sembrano fare rispettivamente riferimento ai tipi Elettro e Drago, ma soprattutto sembrano andare in contrasto con quella che è la lore di Regirock, Regice e Registeel. Mi spiego meglio. Sappiamo che i tre golem vennero creati da un quarto golem, ossia Regigigas, a partire da tre elementi naturali, ossia l'argilla, il ghiaccio e il magma. Ora è difficile credere che Regigigas abbia plasmato anche un quarto elemento dell'elettricità, ma è ancora più assurdo che abbia plasmato l'elemento del drago. Insomma, c'è una differenza fondamentale tra gli elementi del ghiaccio, della roccia e dell'acciaio e quelli dell'elettricità e del drago. Il drago non è nemmeno un elemento naturale fino a prova contraria. Per ora è difficile dire di più vista la scarsità delle informazioni, ma ho come la sensazione che questi due nuovi regi, che sembrano essere peraltro una coppia dato che condividono il tempio, siano dissimili da Regirock, Regice e Registeel e in un qualche modo più vicini al loro creatore, ossia Regigigas, e che forse a giudicare dal design molto particolare siano in qualche modo un opposto di quest'ultimo, siano in un qualche modo malvagi. Insomma, per quanto all'interno del trailer questi due Pokémon siano stati accostati ai tre regi, nulla ci vieta di pensare che in realtà siano accostabili a Regigigas. E soprattutto è curioso che un tempio di Regigigas non si sia ancora visto. Ah, a proposito di templi, prima di questa generazione non era mai capitato che Regirock, Regice e Registeel fossero ottenibili in luoghi simili. Quello che voglio dire è che da sempre siamo stati abituati a trovarli all'interno di luoghi sigillati e circondati da enigmi per far sì che si stesse lontani da loro. Nelle lande innevate, al contrario, essi hanno un tempio dedicato con tanto di incisioni Braille che ricalcano quelle sul corpo del Pokémon. È come se quegli antichissimi abitanti di Galar guidati da Calyrex, più che temere i regi, li venerassero. Anzi, è come se i regi, vista e considerata anche la presenza di due colossi mai visti prima, che momentaneamente potremmo chiamare Regitrick e Regigon, fossero per certi versi originari di questa regione e dunque di Galar. Ora, nel corso degli anni, vi fu un unico popolo che ammise la propria venerazione verso Regirock, Regice e Registeel. Ai Pokémon dobbiamo tutto, ma dovemmo rinchiuderli. Ne avevamo paura. Ad Hoenn, un popolo che visse nella sala incisa nelle profondità dei mari, racconta di come la propria venerazione verso i regi si tramutò lentamente per qualche motivo in terrore. Di questo luogo parla una leggenda raccontata in un unico punto all'interno dei giochi di terza generazione, ossia nella città adiacente alla sala incisa, che è Orocea. Una città che si erge sull'acqua e fondata da un antico popolo nomade che visse l'intera sua esistenza su delle barche alla ricerca di qualcosa. Eccoci giunti al climax del nostro viaggio. Un popolo antico, forse quanto Regice, forse quanto quel ghiaccio che lo forma e che viene dall'era glaciale di 10.000 anni fa. E soprattutto un popolo che si mise per mare alla ricerca di qualcosa che forse, agli occhi della storia dei vichinghi, potrebbe essere semplicemente un po' più di fortuna. E questo popolo, ispirato ai vichinghi e presso cui Miao sviluppò delle parti del proprio corpo in ferro a furia di combattere, nel colonizzare nuove terre deve aver fatto affidamento sulle proprie divinità. Precisamente a quelle tre divinità plasmate da quella creatura che un tempo quei continenti che ora vanno a scoprire li trascinò. Fino ad oggi la questione dei regi era rimasta aperta, come se fosse stata dimenticata dai loro stessi creatori. Tuttora non si spiega però come le creature plasmate da Regigigas si trovino ad Hoenn, mentre quest'ultimo sia sigillato non in una grotta ma in un tempio e ancora più incredibilmente in un'altra regione, ossia Sinnoh. Come mai Regigigas si trova a Nevepoli circondato dalla neve? Aspettate, un tempio dedicato ad un regi circondato dalla neve? Dove l'ho già sentito? Già, nelle terre innevate. Precedentemente ho lasciato intendere come nessun popolo prima dell'avvento del popolo del regno di Calyrex venerò i tre regi, ma vi fu non un'unica regione ma un'unica città che tuttora possiede un tempio dedicato ad un regi, ed è la parte più a nord di Sinnoh, circondata dalle nevi, esattamente come circondata dalle nevi è la parte più a sud di Galar. E allora, se Zazian e Zamazenta riposano presso il bosco assopito alle soglie della loro terra di origine, se è vero che potrebbero essere collegati con Arcadia
Zeus. Se fu l'antico popolo di Calyrex a venerare i regi e se ciò si ripropone a Sinnoh, allora abbiamo finalmente il pezzo mancante del cerchio. Sotto la Galar che conosciamo vi sono le lande innevate, certo, ma al di sotto di queste ultime, forse al loro estremo sud, vi deve essere Nevepoli e dunque vi deve essere Sinnoh. L'odissea dei regi pare dunque chiudersi. Non ci sorprende più che Regi Gigas sia così distante dalle sue creature, perché queste ultime partirono insieme al loro popolo per colonizzare nuove terre, finendo in un modo o nell'altro per essere rinnegate da quello stesso popolo e per venire rinchiuse tanto ad Oen quanto ad Unima all'interno delle rovine sotterranee. E se quel tempio di Regi Gigas connette davvero Sinnoh a Galar, allora mai come oggi è giusto dire tutti assieme che Sinnoh è confermato. E con queste premesse ne vedremo delle belle. Quali premesse? Beh, Regitrick e Regigon restano a Galar e sembrano particolarmente intimamente legati tra di loro. Qual è la vera natura di questi esseri? Se non fu Regi Gigas a crearli, chi li plasmò? Soprattutto, furono plasmati? Oppure, come Regi Gigas, furono creature indipendenti? E se lo fossero, c'è differenza tra queste e Regi Gigas? Sono in accordo o in contrasto con il Pokémon colossale? E se il caso fosse il secondo, perché lo sono? Qualora Regi Gigas fosse davvero in un qualche modo collegato ad Arceus, beh, io un nome da collegare a Regitrick e Regigon, tutto sommato, ce l'avrei. Certo, stiamo viaggiando, ma perché no? Per ora viaggiamo senza pretese, alla ricerca di una verità che ancora ci appare sbiadita, ma forse più interessati all'avventura. Forse ci stiamo spingendo con le navi della nostra mente troppo in là, ma prima o poi anche noi toccheremo terra e sarà allora che, esattamente come fece il popolo di Calyrex, o meglio, il popolo del mare, colonizzeremo nuovi continenti futuri. Per ora però, il mare che dobbiamo attraversare sembra distendersi infinitamente all'orizzonte. Quest'oggi, in questo video, più che giungere ad un porto sicuro, è come se avessimo fondato anche noi la nostra piccola orocea. Sarà discrezione del futuro scoprire quanto in questa città vivremo ancora. Chissà, forse per casualità, forse per fortuna o forse per puro intuito, sarà proprio questa nostra orocea la nostra casa. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.